Git, noto programma per il versioning control, che è nato perché hanno fatto arrabbiare una nostra cara vecchia conoscenza. Linus Torvalds, il creatore di Linux, aveva un problema, quello di gestire in maniera distribuita il codice del kernel di Linux. Se non sapete cosa sia Linux o ne volete solamente saperne di più, c'è questo video che fa per voi che potete andare a recuperare. Prima di iniziare, cos'è un versioning control system, che alla fine è quello che è Git? Un versioning control system mantiene una sorta di registro storico delle modifiche che vengono fatte in un programma. Quindi quello che fa è di tener traccia di tutti i cambiamenti fatti in un progetto software, piccolo o grande che sia. Questo facilita gli sviluppatori a collaborare tra team di sviluppo che sono sparpagliate in tutto il mondo. Infatti, quando più persone stanno lavorando allo stesso progetto, un programma come Git impedisce che le modifiche fatte da uno vanno a sovrascrivere quelle che ha fatto qualcun altro. Questo lo fa perché tiene traccia di quello che si fa ed permette anche di tornare indietro nel tempo se qualcosa va storto. Dunque, siamo nel 2005. A Linus Torvalds serviva un programma come Git. Ma Git ancora non esisteva. Tuttavia, il kernel di Linux veniva sviluppato in maniera collaborativa da più di un decennio oramai. E come faceva Linus Torvalds a gestire il tutto in maniera distribuita e controllata? A quei tempi Linus Torvalds si appoggiava a BitKeeper, un sistema di controllo delle versioni proprietario. All'epoca BitKeeper era l'unico strumento che era in grado di gestire un progetto delle dimensioni del kernel di Linux, con migliaia di sviluppatori che lavoravano simultaneamente da tutto il mondo. Inoltre, il kernel di Linux a quei tempi aveva già raggiunto le 2 milioni di righe di codice più, come vediamo in questo grafico. Il grafico parla di versioni di Linux, ma in quegli anni siamo presto a poco qua. E ogni giorno venivano fatte modifiche, aggiornamenti, patch, fix, insomma. La gente ci lavorava e serviva un programma come BitKeeper. E BitKeeper funzionava bene, ma c'era un problema fondamentale. Era un software proprietario. La comunità open source non era felice di dipendere da uno strumento chiuso per gestire il più grande progetto open source al mondo. Però quello c'era e quello si usava. Alla fine, se vuoi portare a termine i tuoi obiettivi, a un certo punto devi fare dei compromessi. Alla fine di BitKeeper avevano una licenza gratuita e quindi si tirava avanti. Tuttavia, le cose cambiarono in maniera repentina nel 2005. Larry McCovey, CEO di BitKeeper, revocò la licenza gratuita che aveva concesso al progetto Linux. E perché mai? Lo vediamo dopo la sigla, ma tenete a bada i vostri animi. Non era perché era stronzo. Benvenuti e ben ritrovati pinguini in questo nuovo video di FK Storia. Io sono Valerio e oggi parliamo di Git, lo strumento per lo sviluppo software a cui nessuno sviluppatore può farne a meno. Molti di voi guardano i miei video e non sono iscritti e io sono sicuro che non lo siate per il semplice motivo che l'avete dimenticato. È una cosa che capita, quindi potete sempre rimediare cliccando sull'apposito tasto che trovate qui sotto. E inoltre, se volete supportare il mio canale, potete offrirmi un caffè virtuale su Ko-fi. Il link lo trovate qui sotto in descrizione. E inoltre, visto che si parla di Git, penso che un like sulla fiducia me lo meriti. Quindi, prima di andare a vedere come mai Linus Torvalds si è trovato senza licenza di BitKeeper, spolliciate questo video. Dunque, la colpa di tutto ciò la possiamo accollare a un certo Andrew Trigel, non so come si pronuncia, programmatore australiano noto per aver sviluppato Samba. E non questa Samba, ma una reimplementazione del protocollo SMB
che è quello che usa Windows per permettervi di condividere file e stampanti in rete. Visto che già aveva l'esperienza, Trigel stava facendo reverse engineering del protocollo utilizzato da BitKeeper. Per chi non lo sapesse, il reverse engineering è quella pratica di programmazione, ma non solo, perché lo si può applicare anche in altri ambiti, che permette di capire come un programma funzioni analizzando il suo output, il suo comportamento. Le intenzioni di questo tipo non erano quelle di copiare BitKeeper interamente, ma stava semplicemente studiando come il software comunicava in rete per creare strumenti compatibili che la comunità open source potesse utilizzare liberamente. McCovey, che vi ricordo che era il CEO di BitKeeper, ha visto di questo tentativo e lo ha interpretato come una violazione dell'accordo di licenza. La situazione era particolarmente delicata perché BitKeeper veniva dato gratuitamente alla comunità Linux, alla condizione che nessuno tentasse di replicarne le funzionalità o di farne reverse engineering. Quando McCovey scoprì il lavoro di Trigel, la sua reazione fu immediata e drastica. Revocò non solo la licenza di uso al tipo, ma la revocò a tutta la comunità che stava dietro al progetto Linux. Era questo il 6 aprile del 2005. Da un giorno all'altro, migliaia di sviluppatori persero accesso allo strumento che usavano per coordinare il loro lavoro sul kernel di Linux. Non era solo una questione di dover trovare un'alternativa. Era necessario anche migrare anni e anni di storia di codice, mantenere la produttività del team e garantire il processo di sviluppo del kernel in modo tale che non si fermasse. Questo grattacapo spinse Torvalds a creare Git. Torvalds si chiuse nel suo ufficio. In soli 10 giorni scrisse la prima versione di Git, ma non era una questione puramente di codice. Git nasce da una visione precisa. Doveva essere incredibilmente veloce perché il tempo degli sviluppatori era prezioso e lo è tuttora prezioso. La sua struttura interna doveva essere elegante e comprensibile. Questo perché la semplicità di come si va a scrivere un programma è la chiave della sua manutentibilità e soprattutto doveva supportare lo sviluppo non lineare. Questo significa che doveva permettere a migliaia di branch paralleli di coesistere in maniera armoniosa. Torvalds scelse come nome per questo tool Git. Il nome Git ha tutta la sua storia. Torvalds, con il suo umorismo che lo caratterizza, ha sempre scherzato sul fatto di essere un bastardo egoista, che chiama i suoi progetti col proprio nome. Prima utilizzò Linux, che viene da Linus, e adesso Git, che significa appunto stupido, proprio testardo. La cosa divertente di questa fase è che il primo commit di Git era il codice di Git stesso. Cioè Git controllava le versioni di se stesso, mentre Linus Torvalds lo sviluppava. L'impatto di Git sul mondo dello sviluppo software è stato dir poco rivoluzionario. Con la nascita di GitHub nel 2008, la piattaforma ha rapidamente superato i 100 milioni di repository. GitLab, invece, è diventato uno standard per le aziende, mentre, oggigiorno, praticamente ogni progetto software moderno utilizza Git. Git ha trasformato la collaborazione distribuita da eccezione a una norma, cioè tutti quanti lo fanno, cambiando per sempre il modo in cui il software viene sviluppato in maniera collaborativa e non solo. Oggi Git non solo gestisce il kernel di Linux, è diventato uno strumento di riferimento per giganti tecnologici come Microsoft, che lo usa persino per lo sviluppo di Windows. E come sappiamo, a Microsoft piace Git così tanto che nel 2018 ha pure comprato GitHub. Perfetto, pinguini. Se oggi tutti noi possiamo beneficiare di Git è grazie o a causa di una situazione scomoda che aveva bloccato migliaia di programmatori e sviluppatori in tutto il mondo. E questo ci fa capire ancora una volta che Linus Torvalds è come il Cavaliere Nero, e al Cavaliere Nero grazie ancora una volta per essere stati qui con me anche oggi, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao Kilo.